cari amici di Friuli in Food, ben ritrovati alla nostra rubrica. Oggi ci troviamo alla Zaffiro di Martignacco per dare un valore aggiuntivo alla nostra rubrica e far vedere esattamente cosa mangiano gli anziani, perché è una necessità dare una grande ristorazione a persone che comunque nella loro vita hanno dato tanto e oggi si ritrovano qui per dare comunque un sostegno o comunque una necessità alla loro vita. Quindi adesso andiamo a parlare con Samuel, che ci spiegherà esattamente quello che succede in questa realtà. Buongiorno Samuel. Buongiorno. Allora, intanto ti ringrazio per questa opportunità che ci hai dato di venire a visitare la vostra azienda. Raccontaci un po' esattamente come è nata la Zaffiro. Allora, il gruppo Zaffiro nasce negli anni 90 per volontà e per idea di Gabriele Ritossa e il suo socio dell'epoca. È cresciuto nelle Marche per poi espandersi in Friuli, aprendo la prima sede e inaugurando un settore che in quel momento era in forte crescita, c'era una forte necessità di posti letto. L'idea del gruppo Zaffiro è sempre stata puntare sulla qualità più che sul grande servizio, quindi un locali belli, cucine interne, tutte cucine interne. Parlo di cucina perché chiaramente stiamo parlando di questo settore. Certamente. Con voi del mestiere. Quindi voi puntate principalmente sulla qualità del prodotto? Cerchiamo di offrire, ecco, il prodotto, se parliamo di cucina, cerchiamo di offrire un buon prodotto, perché dall'alimentazione nasce la salute e quindi nasce il benessere dell'anziano e dell'ospite. Fare una buona cucina nelle case di riposo è possibile, è conveniente farlo soprattutto se si ha personale interno e cucine interne come abbiamo noi, piuttosto che appaltare un servizio all'esterno dove ti danno quello che possono darti, quello che ti arriva in base a capitolati cose. Noi abbiamo tutti i cuochi e tutte le cucine che lavorano internamente con prodotti prevalentemente anche del territorio. Certo, questa è una cosa molto importante per chi sceglie proprio la vostra azienda, no? Per portare comunque un familiare. È uno degli elementi, certo, che contribuiscono alla scelta di una struttura. La prima struttura è nata qua a Martignacco? No, la prima struttura è nata a Magnano e Riviera. Martignacco è stata la prima grande struttura su uno schema moderno, su una piattaforma funzionale come quella della Zaffiro Martignacco, con l'ampio parco, il laghetto, tutte le camere climatizzate a sé, televisioni in ogni camera. Cioè è stata la prima struttura moderna del gruppo delle case di riposo. Ok, voi vi affidate, parlando di cibo in questo caso, ad aziende in loco, cioè nel senso... Ci affidiamo ad aziende, chiaramente, essendo il gruppo ormai radicato sul territorio ed avendo ormai 2.000 posti letto e oltre 1.000 dipendenti, ci dobbiamo rivolgere a servizi per la grande distribuzione. Per quanto riguarda però il prodotto fresco, come carne e verdure, puntiamo sempre a fornitori locali. Esatto, voi non siete solamente qua in Friuli? Siamo in Friuli, in Liguria, in Lombardia, in Piemonte, in Toscana e nelle Marche per ora. Ecco, in ogni azienda, in ogni posto dove siete, tipo in Liguria... C'è una cucina interna in ogni struttura del gruppo Zaffiro con i suoi cuochi e tutto il suo personale dedicato. E quindi anche i prodotti in loco, cioè quindi in Liguria si prende... In Liguria si prende la frutta, la verdura, sono senz'altro liguri, partono dal territorio, anche la carne, ove possibile, chiaramente è del territorio. Ok, quindi in questa struttura che ci troviamo a Martignacco quante persone abbiamo? 150 servite? Anziani attualmente. Oltretutto nelle cucine, le cucine servono i pasti anche per il personale, ad esempio noi e tutti gli uffici, tutto lo staff mangia e pranza tutti i giorni lo stesso prodotto che mangiano gli ospiti. Questo lo vogliamo fare per monitorare il prodotto che serviamo, ma anche per avere un polso della situazione e sapere come si mangia e qual è effettivamente la qualità che possiamo offrire. Certo, avete un ampio giardino dove poter ospitare anche... Sì, d'estate facciamo feste, vengono gli alpini, ci sono le castagnate, le grigliate, sono grigliate fatte chiaramente per l'anziano, quindi non è che c'è la costa con la salsiccia, c'è la polenta, la bistecchina tagliuzzata, però cerchiamo di mantenere vive queste cose anche qua. Beh, questa è una cosa molto molto bella che vi premia anche sotto l'aspetto. È bello farlo perché comunque ci sono persone che sono qua, hanno dato tanto, è giusto che cercare di dare tanto e cercare di... L'ottimo comfort per una persona anziana, anche per portare il proprio parente a scegliere una struttura come la vostra, è anche una chicca questa, no, fondamentalmente. Sì, diciamo di sì, ne siamo abbastanza fieri. Intanto Samuel, ti ringrazio per la grandissima chiacchierata che abbiamo fatto e andiamo... Grazie a voi. E andiamo in cucina con lo chef Luciano. Buongiorno a tutti, ringraziamo Kevin per la linea. Siamo qui quest'oggi con Davide Biasizzo, lo chef della casa di riposo gruppo Zaffiro. Buongiorno Davide. Piacere. Prego, puoi iniziare a illustrarci. Allora, oggi presentiamo questo piatto della tradizione friulana, il goulash.
Per realizzare questo piatto utilizzeremo dei prodotti qui del territorio, come il cappello del prete, la farina di polenta del consorzio di Mortegliano. Come si interrompo? Il cappello del prete, nazionalità della carne? E qua della provenienza al chilometro zero, quindi un produttore... Cos'è, una pezzata rossa friulana? Sì, sì, benissimo. Esatto. Perché siamo Friuli Food, prodotti solo esclusivamente friulani. Ottimo. Poi la farina di polenta del consorzio di Mortegliano. Eccola qua, l'abbiamo già aperta per dargli un po' di aria. E la birra del birrificio Città Vecchia di Trieste. Come mai hai fatto questa scelta? Ma guarda, la birra ambrata secondo me ha delle proprietà importanti per esaltare anche poi il prodotto finale. Ho capito. Quindi è molto adatta per i piatti comunque tradizionali. E si sposa oltre con altri piatti tipo salumi o sì, quant'altro? Sì, salumi, formaggi, comunque gusti comunque che richiedono... Ho capito, ed è un prodotto comunque sempre friulano, Città Vecchia. No, certo, certo. Perché tu unisci completamente da A alla Z in quello che si riesce nella esatto. cucina in prodotti tipici friulani. Tu adesso più o meno lo spessore della carne? Ma circa all'incirca 2 centimetri. Benissimo. E quanto dai di cottura a questo goulash, possiamo sì, chiamarlo goulash? Sì, diciamo di sì. Allora, all'incirca dalle 2 alle 3 ore. Ho capito. Cottura sì. lenta, piano piano. Cottura lenta, esatto. Appunto così il risultato poi finale sarà comunque di una carne molto morbida. Oltre a questa tipologia di spezzatino, quali altri piatti proponi agli ospiti in questa casa esatto, di riposo? Esatto. Allora, come tipologia di piatti, oltre ai piatti comunque tradizionali della cucina italiana, abbiamo anche dei piatti del territorio, ovviamente. Quindi quali sono? Il frico, per dire, di patate. Ho capito. E la crema... in questo piatto, ad esempio, nel frico utilizzi formaggi anche qua, solamente friulani? Esatto, il montasio, per esempio, è un prodotto comunque che utilizziamo nei nostri piatti. Ho capito. Quindi c'è proprio una selezione, perché in questa struttura fate veramente attenzione alla scelta del prodotto a chilometro zero, esatto. oppure c'è una scelta... Esatto, i prodotti comunque, essendo stagionali e del territorio, esaltano comunque la freschezza poi anche del piatto finito. Ho capito. Quindi, come in questa struttura ricettiva, fate molta attenzione anche in tutte le altre, seguite questa tipologia. Esatto, esatto. Anche nelle altre strutture appunto ci sono dei professionisti e appunto prepariamo... Anche nelle strutture al di fuori del Friuli Venezia Giulia, perché se non sbaglio voi siete in tutta Italia Sì, esatto, come azienda. L'idea aziendale è quella di utilizzare prodotti del territorio. Esatto, del territorio che chiamiamo zero, quindi appunto... E stagionali, perché esatto, chiaramente stagionali. Per dare qualità al servizio. Benissimo. Bene. Adesso? Cominciamo, allora, intanto con la preparazione della polenta tradizionale. Certo. Quindi andremo in acqua già salata. Ecco, la dose appunto per la ricetta circa in un litro d'acqua... Questa che farina è? Del consorzio Mortegliano. Ok, bene. Quindi in un litro d'acqua aggiungeremo circa 250 grammi. E più o meno avrei 40 minuti di cottura, giustamente. Esatto, anche 45-50. Ho sì. capito, sempre anche questo, piano piano, esatto. la fai andare. Adesso l'abbiamo sfarinata. Ok, perfetto. E questa la lasciamo andare. Adesso, la seconda fase, prepareremo il fondo di verdure, quindi abbiamo della cipolla già affettata, in cui andremo ad aggiungere delle carotine. Una... Ho visto che hai messo anche dell'alloro. Esatto. È una scelta tua? Sì, comunque ci sta bene negli stufati, nei brasati. Ho capito. Okay. Aggiungiamo un goccino d'olio. Ok, quello è un brodo vegetale? Esatto, per portare a cottura poi la carne e lo stufato di verdure aggiungeremo del brodo vegetale. Che tu ogni mattina fai? Esatto. Ogni Soltanto giorno... con che prodotti? Carote, sedano, Carote, cipolla? Carote, cipolla, sedano, molto tradizionale. Esatto. Quindi vedo della cura, della scelta anche in queste situazioni che possono sembrare banali ma in cucina sono fondamentali. Ottimo, certo. Allora, adesso andremo in questo tegame. Farina. Esatto, farina. Andiamo a infarinare leggermente la carne. Okay. Adesso tu l'amalgami. Togliamo l'eccesso. Della farina. Esatto. Ah, quindi tu fai due stazioni diverse. Fai andare il soffritto, esatto. rosoli la carne e poi assembli il tutto. Esatto, esatto. Questo mi permette comunque di sigillare... I sapori della sapori, carne. Esatto. Eccolo lì il mestolo.
Io ti appoggio qua la birra per sfumare, perché esatto. Penso che a breve, dopo che hai soffritto la carne, andrai a sfumare giustamente con questa birra rossa. Con questa birra rossa. Ricordiamoci brava. Rossa, perché si sposa bene con i sapori tradizionali del territorio. E ma questa farina del consorzio di Mortegliano rimarrà leggermente rustica, quindi in bocca la sentiremo. Esatto, avrà comunque una consistenza comunque rustica, tradizionale. Ho capito. La proporzione della cipolla sulla carne. Esatto, allora per la proporzione utilizzeremo su un chilo di carne la metà di cipolla. Quindi 500 grammi di cipolla e un chilo di carne. Sentiamo come spigola bene la carne, perché la fai bene, veramente bene rosolare. Perché questo ti permette di chiudere i sapori all'interno della esatto, carne. Esatto, la saleremo alla fine, a metà in cottura. Ho capito. Quindi adesso il passaggio successivo sarà sfumare. Esatto, adesso sfumiamo la carne. Vediamo come frigge subito. Sentiamo subito il profumo di questa birra rossa in contrasto con la carne. Esatto. Piacevole. E adesso? Adesso lasciamo evaporare l'alcol. Esatto, lasciamo evaporare l'alcol e lo aggiungiamo allo stufato di verdura. Questo è concentrato di pomodoro? Esatto, questo lo aggiungiamo appunto nella preparazione, quindi è il concentrato. Poi qua vedo anche delle spezie, vede? Esatto. Cosa sono queste spezie? Tradizionalmente si usa appunto il cumino e la paprika dolce. Ho capito. Sempre per un discorso di sapori, per creare un equilibrio nel piatto. Esatto, comunque la ricetta tradizionale lo prevede, quindi esalta questi sapori. Quindi adesso tu andrai ad aggiungere questo, corretto? Esatto, sì, sì. Bene. Sì, bene. Adesso tu, Davide, andrai a mettere il soffritto di cipolla e carota all'interno della carne che abbiamo sfumato con la birra ambrata. Che bel gioco di colore. Sì. E si sente anche il profumo dell'oro. Certo. L'oro va a completare, da quel gusto leggermente aromatico. Esatto. Adesso andremo ad aggiungere, come abbiamo detto, le spezie. Che sono cumino e paprika dolce. Esatto. In questa struttura quanti ospiti ci sono? Ah, in questa struttura abbiamo circa 120 ospiti, 120 pasti. E voi servite un servizio dalla mattina alla sera, esatto. Quindi colazione, pranzo, esatto. Anche la merenda? Sì, i pasti vengono preparati espressi. Quindi avete un prodotto veramente di qualità, esatto. Di alta qualità. Quanti cuochi ci sono in questa cucina? In questa struttura ci sono 3 cuochi, appunto, che ci torniamo. Che profumino. Eccolo qua. Bello anche l'occhio. Eccolo. E successivamente e adesso concentrato il pomodoro. Sempre facendo. Esatto. E aggiungi il brodo. E aggiungiamo ancora un po' di brodo vegetale. Mescolando il tutto e portiamo a cottura all'incirca 2 ore e mezza, dicevi. 2-3 ore e mezza, sì. Ho capito. Piano piano. Esatto. All'incirca quanti litri di brodo ti servono? Ma poi dipende un po' anche da quanto poi evapora comunque il liquido in cottura. Io comunque ce l'ho sempre a disposizione. Quindi. Certamente. Beh, il brodo è una delle basi della cucina italiana. Esatto, esatto. Un po' da poi. Quindi sentiamo il profumo, la cottura va avanti. Bene. Dopo le 3 ore di cottura, esatto, piano piano, lento lento, esatto. Adesso andiamo a completare il piatto, Davide. Esatto, allora sul centro mettiamo questa polenta del consorzio di Mortegliano. Esatto, morbida. Eccola qui. E andiamo a terminare con. E qui andiamo a terminare con il favoloso questo goulash. Splendido goulash. Con, usando in cottura la birra. Vediamo l'insieme, quindi sentiamo i profumi della cipolla. La carota, l'alloro, il profumo della birra si sente ancora. Esatto, esatto. Una scelta veramente ottima, questa birra rossa. Esatto, è fantastica. Bene, Davide, è stato un piacere, ti ringrazio. Grazie a tutti, alla prossima puntata.